Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La battuta di Sonia Bruganelli a Guillermo Mariotto ha scatenato polemiche e critiche. Dopo le reazioni sui social, ora l'imprenditrice deve fare i conti con la stoccata di Laura Freddi, ospite della Volta Buona, che ha definito la frase infelice come una caduta di stile. Durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle, Bruganelli ha pronunciato una battuta di cattivo gusto nei confronti di Mariotto, suscitando indignazione tra il pubblico. Le critiche si sono moltiplicate sui social, con molti utenti che hanno giudicato offensiva l'uscita della ballerina. Laura Freddi, nel salotto di Caterina Balivo, ha commentato l'episodio definendolo una caduta di stile e sottolineando che Sonia sembra terrorizzata e fuori dal suo ruolo abituale. Anche Rosanna Lambertucci ha espresso disapprovazione per l'uscita di Bruganelli, sottolineando che Madonia non ha bisogno del suo permesso per prendere un caffè con Mariotto. L'episodio ha suscitato dibattito anche sui social, con molti utenti che hanno criticato l'arroganza di Bruganelli e la sua mancanza di rispetto verso Mariotto. La situazione si è fatta imbarazzante durante il colloquio con i giudici e molti hanno espresso disapprovazione per il comportamento della ballerina. Nonostante i rapporti amichevoli con l'ex moglie di Paolo Bonolis, sembra che la stoccata di Freddi abbia colpito nel segno, mettendo in luce un comportamento poco elegante da parte di Bruganelli. La polemica è ancora aperta e l'imprenditrice sembra già espresso opinioni.